permettiamo di farci quello che ci stanno facendo. I colpevoli non sono loro, siamo noi che glielo permettiamo, siamo noi che siamo stati sempre zitti, siamo noi che abbiamo abbassato la testa, sempre, e ci hanno rubato la sovranità monetaria, e ci hanno rubato la sovranità di tutto, adesso ci vogliono togliere anche lo Stato. Siamo in balia totale di questi criminali che stanno creando rivoluzioni e guerre nel mondo intero, spesso per impadronirsi soltanto del petrolio, altre volte perché vogliono destabilizzare lo Stato, perché si devono impadronire della sovranità monetaria, altre volte perché semplicemente gli è antipatico il dittatore, o chiamiamolo il governante di quel popolo, come hanno fatto con Gheddafi, perché aveva minacciato 2 anni prima la Lega Araba di fare la moneta, il dinari in oro, e voi sapete che il dinari in oro vuol dire possesso diretto della denaro. Oggi noi non siamo padroni del denaro, perché non c'è la riserva aurea, è un pezzo di carta. E se voi leggete qualunque banconota dal 1981 in poi, non c'è più scritto né nella lira, non c'era scritto, e neanche in questa, c'era scritto semplicemente BCC, CCC, biglietto di Stato a corso legale, non c'è scritto, non c'era scritto. Allora, se voi andate a vedere di chi è la proprietà della Banca d'Italia, vedete che sono banchieri, e questi banchieri sono per la maggioranza, lo capirete da soli, quelli che professano le professioni di banchieri nel mondo, sono sempre l'anonima banchieri, la chiameremo d'ora in avanti, l'anonima banchieri. Ecco, li conoscete. Allora, se noi vogliamo cambiare l'Italia, dobbiamo agire, perché questi signori non sono soltanto persone che stanno rubando, che poi tutto sommato sono dei ladruncoli, no, no signori, stanno attentando alla vita dei nostri figli, e ce l'ha detto l'illustre professore Rainone, con i vaccini polivalenti, che sono dannosi, addirittura ci sono quasi certezze che provocano l'autismo, e tutti tacciono, addirittura ci sono i medici collusi, e abbiamo la lista, la pubblicheremo generale, c'è una lista enorme di persone che professano e che hanno stracciato il giuramento di Ippocrate, che stanno lavorando contro il cittadino, mentre hanno giurato di aiutarlo, di agire nell'interesse dell'umanità. E questi signori sono al prezzo, sono prezzolati da questi signori che gli danno i denari per dire le bugie alla gente. Ho fatto un'indagine a partire da mio padre, sono arrivato fino a un'infinità di persone anziane che gli stanno dando un semplice prodotto che si chiama, come si dice, quello per non circolare il sangue più fluidamente, l'anticoagulante, ecco, è venuto, l'anticoagulante. Allora mi chiedo, ma com'è possibile che tutti questi poveri anziani adesso devono prendere l'anticoagulante? Ma com'è possibile? Addirittura c'è qualcuno che prende 13 pastiglie, ah ma me l'ha detto il medico, ah ma me l'ha prescritto il dottore, ah ma mi ha detto di fare così così, 13 pastiglie al giorno stanno rifilando la gente. Ora fate una botta di conti e vedete quanto guadagnano le case farmaceutiche facendo raccontare queste baggianate a dottori venduti che davanti alla gente hanno una faccia da cartone, per non chiamarla in un altro modo, e per rifilarci queste panzane, e poi se ne vanno in vacanza 4 volte l'anno con i soldi pagati da queste lobby bancarie, criminali e farmaceutiche. Ora noi abbiamo un dovere, lo dice la Costituzione, è il dovere di ogni cittadino tutelare, proteggere, intervenire e difendere la patria. E noi siamo cittadini italiani o no? Chi si sente italiano può alzare la mano, chi no può andare a casa. Buonasera. Buonasera.